cordiale buonasera amici sportivi, appassionati di calcio a 5. Ci ritroviamo qui per l'atto finale al centro sportivo Helsinki, per l'atto finale dell'All Star Games della Lega Futsal Amatori stagione 2018-2019. Le squadre in maglia nera e in maglia bianca si esibiranno appunto prima della finale per decretare la squadra vincitrice di questa stagione della Lega Futsal Amatori. Diverse stagioni a capo della Lega Futsal Amatori, una manifestazione intanto subito con dei, poi in uscita bassa, soprattutto con le ginocchia di Berni. Sale Papa, Trandafir dalla sinistra, si accentra, poi va anche a calciare, la risposta di Berni che allontana. Peruzzo con Fusco, Peruzzo ha un attimo di esitazione nel calciare, poi c'è la deviazione e arriva poi il tiro sulla deviazione ed è Fusco a correggere in rete il tiro di Peruzzo. Papa sta per far partire, lo fa tranquillamente verso Yalongo che si gira, mette la palla in fondo alla rete e si va sull'1-1. Va in mezzo subito Papa, poi la alza al centro Ardelaan con la testa. Il tiro da parte di Trandafir non trattenuto da Berni, finisce sotto le gambe e c'è il vantaggio del team maglia nero. Bianco, Carucci, ancora Capocetti, va a recuperare con il mancino, sicura la presa di Carucci. Yalongo ci prova, ferma Di Martino, con calma, Papa lascia partire Ardelaan, se ne va da solo per Capocetti, poi il tocco ultimo è di Ardelaan. Trandafir con dei, scambiano ancora e poi il tocco da parte di Trandafir, lo va a ostacolare Papa. Ardelaan alza sopra la traversa Carucci, c'è il calcio d'angolo per il team maglia nera. C'è Papa, il tiro ribattuto, Yalongo prova ad andare e poi la mette dentro Papa. Yalongo, Trandafir prova anche a calciare, questa volta inquadra non perfettamente Peruzzo. Di Martino che chiama il pallone, lo riceve, arriva anche Ardelaan. Di Martino prova andare a cercare l'angolino basso, Carucci gli dice di no, lascia partire il pallone, poi che finisce dalla barriccia di Carucci, poi fa ripartire questa volta Trandafir, fa tutto da solo e la mette in rete. Yalongo se ne va, sono 3 contro 2, poi ancora Trandafir, Capocetti, Di Martino prova anche a calciare, lo fa molto bene a Capocetti in due tempi Carucci e poi lancia lungo subito per Yalongo libero Berni e Trandafir adesso verso Berni, Capocetti questa volta non sbaglia, la mette sotto la traversa Capocetti, va a calciare Carucci, Yalongo, Ardelaan e Papa, poi da mezzo e pecca un po' troppo di precisione, c'è Fusco, può dare a lui però non c'è poi la possibilità, mentre per Fusco arriva l'occasione per spedirla in rete. Trandafir, Berni gli dice di no sulla conclusione. Ardelaan se ne va sul fondo, la mette in mezzo, colpisce il palo da solo, c'è Trandafir che non deve far altro che mettere il pallone in fondo alla rete, per lui è un gioco da ragazzi, 6-5 per il team maglia bianca. Ardelaan da solo spara in porta dove Berni però ancora no,
anche in questa circostanza sul tiro di Trandafir, poi subito il capovolgimento di fronte con Capuccetti che se ne va da sola, prova anche ad andare a calciare, si fa soffiare il pallone da Condei, è da solo, poi sopraggiunge Trandafir, carica il tiro ma non va a calciare, lo fa invece Yalongo con Berni che è in spaccata, allontana Ardelean. Trandafir, Papa con Yalongo, lo scambio, Ardelean ancora tutto da solo, poi una serie di finte, prova anche ad andare a calciare, non ci riesce, un calcio d'angolo. Peruzzo poi dalla parte opposta, Yalongo, Papa, semina il panico poi in mezzo, Trandafir colpisce e Berni non trattiene, protagonisti della stagione rispettivamente con le proprie maglie. Dei allontana e poi Ardelean, prima Condei ma recupera Fusco, ancora Condei, Trandafir, prima del triplice fischio e quindi per lui sono 9 le reti di Trandafir con il finale del team maglia bianca che vince per 10-5.